Buongiorno, mi chiamo Ilaria Caprioglio, sono un'avvocata e una scrittrice con un trascorso di modella. Sono anche mamma di tre ragazzi, due maschi e una femmina, e sono inoltre vicepresidente dell'associazione Minutro di Vita che si occupa di disturbi del comportamento alimentare ed è stata promotrice della giornata nazionale del Fiocchettovilla. Senza limiti è un saggio che parla di uniformità generazionale. E che cos'è l'uniformità generazionale? Ma è quello che sta un po' accadendo nella società odierna. Stiamo assistendo a una adultizzazione precoce dei nostri ragazzi e al contempo abbiamo un'adolescenza. Il termine adolescente è un termine entrato da poco nel dizionario Zingarelli e indica quella paura degli adulti di invecchiare e quel desiderio di continuare a vivere senza limiti. Ecco perché il titolo di questo saggio, Senza limiti. Senza limiti, generazioni in fuga proprio dal tempo. E nel saggio tratto vari argomenti, ovviamente, come ho già detto prima, della paura di invecchiare, che fa ricorrere molte persone, adulte anche anziane, alla follia della chirurgia estetica. Alla follia della sessualità senza limiti, aiutata grazie alla pillola blu, per esempio. Ricordiamo però che, proprio perché è una uniformità generazionale, non abbiamo queste problematiche solo per quanto riguarda gli adulti, ma ci sono anche per quanto riguarda gli adolescenti. Vi porto l'esempio: fra i maggiori fruitori della pillola blu ci sono proprio i ragazzi che ormai devono essere performanti in qualsiasi campo, dalla scuola allo sport, anche le prestazioni sessuali, anche un po' preoccupati per quella educazione sessuale che ormai si formano sul web. Io la chiamo educazione sessuale 2.0, altamente performante. Altamente spinta anche qui, oltre ogni limite, senza limiti. Nel libro poi un ampio capitolo è dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, ma non solo, ai disturbi in generale della propria immagine corporea, si chiama dismorfofobia, la percezione errata della propria immagine. Ecco, siamo un po' vittime tutte di questa dismorfofobia, come siamo vittime tutte del morbo del giudizio estetico. Tutti pensiamo di non essere adeguati ai modelli che la nostra società ci impone, modelli di bellezza che nelle donne sono equiparati alla magrezza, mentre negli uomini alla muscolosità. Ecco per esempio i casi di ortoressia nei ragazzi, negli uomini, e di vigoressia, cioè voler mangiare alimenti solo sani e poi voler essere muscolosi. Vigoressia è proprio questa fame di muscoli. Quindi un capitolo ampio dedicato a questo e un altro capitolo ampio dedicato al fenomeno delle baby modelle. E per riagganciarsi proprio al problema dell'adultizzazione precoce dei nostri adolescenti, basta fare un giro sul web, basta fare un giro su Instagram per vedere un esercito di lolite con trucco e parrucco da perfette ventenni che cercano di atteggiarsi come donne. Con un corpo già da donna, ma una mente che purtroppo è in affanno perché è ancora la mente di una adolescente. E quando si parla di disturbi del comportamento alimentare, si parla di una problematica che non conosce distinzione né di genere né di generazione e che colpisce però soprattutto le adolescenti. È importante sottolineare come sia la prima causa di morte per malattia, seconda solo dopo gli incidenti stradali. È fondamentale fare opera di sensibilizzazione, di prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare. E questo si può fare, per esempio, andando a parlare nelle scuole, portando magari la propria testimonianza o comunque cercando di offrire un'altra chiave di lettura ai ragazzi di quello che gli arriva dal mondo dei media. Non è facile uscire dalla situazione nella quale ci siamo infilati, non è facile uscire da queste sabbie mobili, del narcisismo, del consumismo che veramente ci tirano sempre più giù.
E bisognerebbe ripartire dai limiti, bisognerebbe ripartire dall'imperfezione, ecco, accogliendo l'imperfezione, accettandola, accettando le proprie peculiarità corporee. È una cosa che dico sovente ai ragazzi che incontro nelle scuole quando vengo invitata a parlare. E dovete essere orgogliosi delle vostre peculiarità corporee. Certo che quando lo dico poi mi rendo conto che per un ragazzino che si affanna a trovare una propria identità e magari viene preso in giro dagli altri coetanei perché non è magari avvenente, quindi non è considerato un vincente, non è facile. Non è facile essere una voce fuori dal coro, non è facile uscire dal gruppo e cantare da solista. Aiuto lo possono dare, lo devono dare i genitori. E i genitori devono aiutare i figli a crearsi un'autostima solida che non dipenda dal giudizio dei coetanei. E il problema qual è? È che anche i genitori ormai basano la propria autostima dal giudizio degli altri. E siamo un po' diventati un popolo di I like, ovvero più mi piace abbiamo e più ci sentiamo soddisfatti di noi stessi. E quindi per uscirne bisogna veramente ripartire innanzitutto da una ricostruzione che non è solo esteriore, che è interiore. Ci vorrebbe una specie di elisir che non ci regali l'eterna giovinezza come stiamo cercando adesso a tutti i costi, ma che ci regali un pochino più di saggezza. Ecco, bisognerebbe quindi accettare per quanto riguarda gli adulti il passare del tempo, accettare il fatto di non poter essere perfetti in tutto, performanti in tutto e accettare i nostri figli per come sono, con i loro limiti, perché ricordiamoci che tanti genitori sono veramente dannosi per i propri ragazzi con questa eccessiva richiesta di performance. In America hanno coniato questo termine che devo dire una volta tanto funziona ed effetto. Parlano di overparenting. L'overparenting è l'eccessiva pressione dei genitori verso i ragazzi, verso i propri figli. Li vogliono perfetti in tutto, li vogliono bravissimi a scuola, li vogliono campioni nello sport, li vogliono vincenti a livello sociale. Ecco, non si può essere così. Soprattutto perché ogni relazione, ogni vittoria deve essere una vittoria non per se stessi, ma deve essere una vittoria messa in vetrina. Ecco che si torna al narcisismo, si torna alle sabbie mobili dei cristalli liquidi del web. Perché? Perché ogni cosa che si fa non si fa più per se stessi, ma si fa per farla vedere agli altri. Ecco, bisogna quindi ripartire da questo, ripartire un po' di più dall'intimità. Ricordiamoci che un sociologo aveva coniato un bellissimo termine, estimità, che vuol dire proprio questo, il continuare a vivere la propria vita dando l'impasto a tutti, senza più pudore. Ormai si vive senza più pudore della propria vita ed è per questo forse che non si accettano più difetti, perché è difficile mettere in vetrina i propri difetti. Allora, ritorniamo all'intimità, ritorniamo al costruire un po' la nostra interiorità e soprattutto a spiegare ai ragazzi che non si può essere perfetti, non si può essere omologati nell'aspetto estetico, omologati nei gusti.